Amici, buongiorno. Sono qua per la seconda puntata della cazzata del giorno. A cosa mi riferisco? Allora, il nostro numero 2 attuale, ex premier, avendo ceduto il premierato alla Lega, si è svegliato una mattina e, essendoci a Napoli le elezioni e non potendo ovviamente continuare a tenere la barzelletta della spazzatura che lui aveva promesso sarebbe stata eliminata, ne ha inventata un'altra. Sappiamo tutti che la città di Napoli è edificata in modo abusivo in ogni parte, in ogni luogo, con una buona partecipazione della mafia. Lui quindi, sapendo che questo è un problema fondamentale per i cittadini di Napoli, cosa ha promesso? Ha promesso: non butteremo più giù nulla, tutto ciò che è abusivo rimarrà, faremo una sanatoria generale e tutto andrà a posto. Non aveva finito ancora di fare questa eclatante dichiarazione, ennesima promessa, che è squillato il telefono, numero diretto. Dalla parte di là era la Lega che ha detto: a te, ma mi dici che cazzate stai a di? Nulla, riattaccato, molto contrito, molto, impermalito. Dice: ora, mo che faccio? Ne ha tirata fuori un'altra, subito, immediatamente. Dice: allora, siccome la spazzatura non viene raccolta, e vuol dire che sospenderemo, non leveremo, sospenderemo il costo della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Cioè, in poche parole, non pagherete la tassa della spazzatura. Bah, qui si continua a promettere e lui c'ha una fantasia fantastica. Lui promette la luna nel pozzo. Tanti dicono: ma noi il pozzo non ce l'abbiamo. Non vi preoccupate, costruiremo noi i pozzi, la luna è lassù e se mancherà la luna ci penserò io a farla ritornare al suo posto. Ma che stai a dire? Comunque sia, siamo in campagna elettorale. Viene giustificato il discorso che qualsiasi promessa, anche se disattesa, non era importante, lo si sapeva, eccetera. Nel periodo elettorale, cari i miei deputati, senatori o partecipanti, dovete sapere che chi ascolta è più debole. Perché? Perché aspetta magari la risoluzione di qualche problema, voi gliela promettete e poi la disattendete e non la mantenete. Questo è vergognoso. Comunque sia, andiamo al di sopra anche di questo. Il nostro ex premier, attuale numero 2, praticamente ha una smania, una mania di protagonismo tale che a volte lo porta ad esagerare. È un eufemismo per dire che la dovrebbe far finita. Passa un funerale, lui vorrebbe essere il morto, anche se non lo conosce. Presenzia a un matrimonio in qualità di testimone, lui vorrebbe essere lo sposo. Io mi domando e dico: poi c'è il dono dell'ubiquità, lo vedono da tutte le parti, non dorme, secondo me ha dei sosia che lo stanno sostituendo in quella. Un'ultima parola la vorrei dire al nostro ministro degli esteri, il quale, avrete notato, parla sempre in modo ingessato, parla sempre al di sopra della spalla dell'interlocutore, guarda sempre verso l'alto, quasi disperatamente rivolgendosi a Dio per dirgli: aiutami, o Signore. Arrivederci.